Ciao ragazzi, eccomi qua. Stasera vi pubblico un video su Anthem. Finalmente sono riuscito a metterci le mani. Sapete benissimo che io, amante di sparatutto e simulatore di volo, non potevo che provare questa combinazione. Allora, vi dico fin da subito che questo video che state guardando è la terza missione provata sulla VIP demo. Vi posso dire che su queste tre missioni che ho fatto, graficamente fa paura, bello, bello nel senso, vabbè, poi dopo c'è magari il buggettino, il glitch, la cavolata, però è una demo, quindi comunque molto bello rispetto ai primi video che si sono visti sui primi minuti di gioco, eccetera, eccetera, tutt'altra cosa, cioè veramente carino, molto più simile al trailer che ai primi video che sono usciti. Volo divertentissimo, cioè il volo con i Javelin è veramente simpatico, poi comunque da gusto ti puoi muovere velocemente, puoi gironzolare, ti puoi buttare giù, le ambientazioni sono fighissime, fighissime veramente, puoi andare anche sott'acqua, bello, 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 bello. L'unico mio dubbio è questo, nel senso che l'IA non brilla l'iniziativa, diciamo, non è che ci stia ricercata, nel senso che c'è orde di gente da sbuzzare e c'è il boss con tantissima vita che comunque non è facilissimo, eh. Cioè non pensate che perché l'IA non è ricercata sia una cazzata, nel senso che comunque si vede che è un roleplay game, quindi si capisce fin da subito che bisognerà specializzarsi andando avanti, cioè magari quello che fa i debuff, quindi toglie effetti negativi come può essere le fiamme perché ti hanno dato fuoco, la scossa, cagate del genere, ci vuole il tank, ci vuole quello che fa i danni, si vede, insomma, si vede che dopo sicuramente bisognerà un pochino strutturare la squadra. Considerate che sulle prime due missioni, vabbè che erano le prime due, ok, però due volte mi hanno atterrato. E soprattutto la seconda mi hanno atterrato 2 volte il boss perché è tremendo, è un mega tipo un mega carro armatone con la torretta, cattivissimo, cioè proprio qui comincia a sparare, vi stunna ogni botta, quindi va giù il javelin, dovete rialzare, tanto arriva la seconda botta, cioè entrate in un loop e vi tira giù, insomma. Però ecco, il mio unico dubbio è che poi sarà ripetitivo. Cioè nel senso, va bene, è carino, tutto quanto divertente, lo fai con gli amici, ti diverti, un mucchio di robe. Come gameplay assomiglia tipo a Destiny, ok? Come gameplay intendo, nel senso come tipologia di gioco, quindi la terza persona, questi bot abbastanza stupidarelli, sembra tipo Warframe. Però invece come gameplay sembra Destiny, cioè avete un mucchio di armi da trovare, da modificare. L'armatura da anche quella da cercare i pezzettini, le cose, le implementazioni varie dell'armatura, le missioni nella zona aperta per fare poi livelli con le città e quindi vi sbloccheranno oggetti, cioè, sembra proprio giocare a Destiny, insomma, ecco. Però terza persona con IA stupidina così, quindi se vuoi giocare un Destiny Warframe. Che altro dire, l'unica cosa, ecco, l'unico dubbio è che sia un pochino ripetitivo, ecco, questo è tutto, quello, il mio unico dubbio è questo. Tanto non vi rompo più i coglioni, continuate, buona visione e ci vediamo alla fine del video. Non potevi infilartici. Aspetta, credo che questo passaggio conduca alle rovine che stavo cercando. Continuo ad avanzare. Resta dove sei. So badare a me stesso e sono già qui. Ci sarà un altro ingresso. Vediamoci dentro. Quello era Sam? È intrappolato da qualche parte sottoterra. Come sta, Amati? Nessuno dei suoi organi vitali si è ancora liquefatto. Organi vitali? E quelli non vitali? Tu per
Pensa a riportare indietro il collettore Summer il più in fretta possibile. Specie di oracolo delle caverne. Suppongo ci sia un solo modo per scoprirlo. Viene una strana energia. Cosa c'è laggiù? Non lo so. Ma Summer ha il collettore con sé ed è venuto qui per un motivo. Specialista, ci sei? Sta arrivando! Ho trovato quello che cercavo. Sì, la risonanza di questo posto è esattamente quel che mi serviva. Sapevamo che ci serviva uno strale per venire qui e nessuno di loro aveva il fegato di prenderne uno in prestito. Quello che intendi è rubarne uno? Sì, beh, dettagli. Ci siamo, abbiamo i dati che ci servivano. Ah, ci è voluto qualcuno con grande determinazione per... Oh, cacchio. Summer, che succede? Qualcosa di inaspettato che riguarda questo posto. Devo silenziarlo, ma ho bisogno di tempo. Un titano? No, è più di un titano. Sono tre titani. Aspetta. Tre. Ma ancora quel dannato collettore. Lascia fare a me. Pensa a sistemare quel manufatto.
Allora ragazzi, missione finita, naturalmente vi dice punteggi che avete fatto, bonus che avete ottenuto, che ne so, se avete ucciso, che ne so, killstreak di tot player, magari vi dà che siete dei super cazzuti, stronzate del genere, vi dà quindi il punteggio finale, quante kill, i danni, le cagate così, vi dà tutti gli oggetti. Questi qua che vedete, vi dà tutti questi oggetti che poi dopo potete distruggere, smantellare, creare materiali per poi modificarli oppure tenerli, poi equipaggiarli, eccetera, eccetera. Solite cose, insomma, da GDR. Spero vi sia piaciuto il gameplay, a me è piaciuto un sacco provarlo. Fra un po' ci saranno 3 giorni di free, se non erro, quindi avete modo anche voi di giocarlo e di provarlo anche voi. Per il momento è tutto, ragazzi, ciao e al prossimo video. The bass and the tweeters make the speakers go to war. Ah, the mighty trumpet brings the freaks out to the floor.